Assisi, Rocca Sant'Angelo, è il 5 febbraio, sfogliando un libro di santi, ho visto che è di questi giorni la memoria di San Giuseppe da Leonessa. Leonessa è una città in provincia di Rieti, vicina al confine con l'Umbria. Questo santo del 1500. Questo santo cappuccino in realtà visse anche ad Assisi, dove fece il noviziato, e è legato a un episodio strepitoso che merita di essere conosciuto. Ha molto da insegnarci questo santo, che in effetti fu un leone, veniva da una città chiamata Leonessa, e fu un vero leone. Fu mandato dal generale dell'ordine dei Cappuccini a portare aiuto a Costantinopoli ai cristiani che erano stati imprigionati dai turchi, e si guadagnò anche la stima delle popolazioni locali, perché vedevano questo uomo pieno di zelo, che non aveva mezzi, vestiva poveramente, però mosso da una grande carità. Ebbe un ardire da folle. Vuole entrare nel palazzo del sultano per predicare al sultano. Questo è qualcosa di teologicamente non corretto secondo la mentalità cattolica di oggi, che vorrebbe che fosse andato a dialogare con il sultano. No, no, lui voleva andargli a convertirlo. Questi santi hanno tanto da insegnarci su qualcosa che forse abbiamo perso per strada, quel mandato che Gesù affidò ai suoi, andando in tutto il mondo: predicate il Vangelo a ogni creatura, il Vangelo, non la fratellanza universale, il Vangelo che parla di un Cristo Dio che muore in croce per salvare tutti e che risorge e tornerà a giudicare i vivi e i morti. E San Giuseppe fu crocifisso, e sì, il sultano non apprezzò la sua entrata nel palazzo reale e ordinò che fosse crocifisso, ma in un modo particolare, inchiodato su una croce con una mano e un piede. Mi sono chiesto come mai, ma in realtà questo è qualcosa che risulta anche nel Corano. Nel Corano, oltre a passi che parlano di cose che anche sono buone, è un libro, è un misto di cose buone e non buone. C'è un passo molto citato dagli islamici, diciamo, concilianti, in cui Maometto dice che chi uccide un uomo è come se avesse ucciso tutta l'umanità. Sono andato a guardare questo passo, è nella quinta sura, cioè nel quinto capitolo, e ho letto questo passo, che è un versetto che continua però dicendo: la pena di coloro che fanno la guerra a Dio e al suo inviato, cioè a Maometto, è l'uccisione o l'esposizione sul patibolo o l'amputazione di una mano e di un piede in maniera alterna o risiglio. Eh sì, queste sono le pene che Maometto comminava a quelli che si opponevano a Dio, al suo Dio e all'inviato, cioè a lui stesso. Ecco, qui notiamo una cosa: Islam e cristianesimo sono due fedi inconciliabili. Maometto nega il Dio della fede giudaico-cristiana, il Dio Trino, e dice che Dio è uno solo, non ha associati. Ebbene, Maometto indice una scorribanda per tutta l'Africa del nord, e poi gli islamici arrivano fino ai Pirenei. Vi ricordate le battaglie per arginare, la battaglia di Vienna, per arginare questa crescente marea islamica mossa da un intento di convertire. Ecco, l'Islam è una fede che vuole convertire gli altri, o quelle buone o quelle cattive. Il cristianesimo vuole convertire, o voleva convertire, perché Gesù disse a Pietro: ti farò pescatore di uomini. Bisogna pescare gli uomini, pescarli, portarli nel regno di Dio, alla salvezza eterna. Sono due fedi,
contrapposte per quello che credono, e anche tutte e due erano mosse da uno zelo, uno spirito di convertire gli altri, soltanto che mentre la fede islamica prevede anche mezzi forti, bellici, il cristianesimo è ancorato a quel Cristo che disse: chi usa la spada perirà per la spada. Ora, senza entrare in tanti dettagli della storia della Chiesa, in cui sono viste anche le crociate, sono viste delle campagne militari, questo lo giudicherà il Signore nell'ultimo giorno, ma certo è il miglior modo attraverso tutti i secoli in cui la fede cristiana è stata portata avanti è stata tramite i martiri, come questo San Giuseppe da Leonessa. San Giuseppe da Leonessa rimase illeso e in un modo veramente, unicamente prodigioso, stare 3 giorni e 3 notti appeso in quel modo a una croce. Un miracolo strepitoso. E questa è una testimonianza che ci dovrebbe far riflettere. Questo umile, semplice cappuccino disposto a dare la sua vita per la conversione di un nemico in fondo. Quanto ci manca oggi questo spirito d'amore che ci porta a soffrire. Oggi ci siamo ridotti a improbabili dialoghi con fedi che sono inconciliabili con il cristianesimo. Questo Papa ha detto che la sua ultima enciclica è stata mossa da un documento fatto ad Abu Dhabi con l'imam di Al-Azhar, un documento in cui non si entra nel merito di Cristo Dio, non si parla dell'eternità come ne parla il Vangelo, si parla di fratellanza. Ecco, i santi nostri ci illuminano e ci illuminino a seguire il Vangelo così come Gesù ce l'ha lasciato. Gli islamici hanno un bel dire sulle cose positive del Corano, ci sono indubbiamente, ma sottacciono quello che nel Corano è indubbiamente. Chi si oppone, scrive Maometto o diceva Maometto, a Dio e al suo inviato, cioè a lui stesso, a Maometto stesso, doveva essere penalizzato, messo sul patibolo con una mano e una gamba e un piede alterni, proprio come poi fu appeso San Giuseppe da Leonessa. Queste sono le realtà che vanno pur dette. Un cristiano ama i nemici. Proprio dare la sua vita per la loro salvezza, però non rinnega quel Cristo che è morto in croce proprio per salvarci. Onoriamo i nostri santi, leggiamo le loro storie, cerchiamo per quanto possibile di imitarli, chiediamo la loro intercessione.